Ancora con Giroud, termina a terra nel contrasto con un avversario, vorrebbe un calcio di punizione che l'arbitro non gli assegna, ma l'azione prosegue, ancora con il Milan da destra, Pulisic quasi al vertice, si accentra, mette palla sul sinistro, il suo traversone in mezzo, sta per arrivare, Reinders, Giroud! Ha segnato il Milan! Esattamente al minuto 11 nel corso del primo tempo cambia il parziale, arenato dall'area di Bologna, è passato il Milan dopo azione tambureggiante e il cross da sinistra di Pulisic che è stato trasformato in rete all'altezza del secondo palo dal piattone destro di Olivier Giroud, Milan in vantaggio per 1-0, siamo solo all'11esimo, Zanarini. Eh sì, difesa del Bologna che si è fatta prendere in mezzo almeno nell'azione per due volte, prima da destra e poi da sinistra, c'era stato anche un possibile probabile fallo su Leao che avrebbe quasi fatto comodo al Bologna visto il proseguo dell'azione. Effettivamente il cross di Pulisic che dalla sinistra è stato troppo facile tra virgolette sul secondo palo per Giroud, che comunque da una posizione abbastanza defilata è stato molto bravo a colpire di prima intenzione, a battere Skorupski che non avrebbe davvero potuto farci molto di più, invece avrebbero sicuramente potuto fare qualcosa di più i suoi centrali difensivi Lukumi e Boykama. Ricordiamo Boykama che debutta questa sera nel campionato italiano di Serie A e che tra l'altro è anche molto amico e cresciuto nella Z Alkmaar e nel Twente insieme a Reinders. E dobbiamo dire che il Milan quindi passa in vantaggio all'11esimo, dobbiamo anche dire che in questa prima giornata di campionato non si sono fatti attendere i gol dei centravanti, per dire la doppietta di Lautaro, per dire il raddoppio del Milan, Pulisic, grandissimo gol del numero 11 dopo la triangolazione con Olivier Giroud. Tutto in verticale il pallone di ritorno per un destro che si è insaccato angolatissimo a mezza altezza alle spalle di Skorupski. Siamo al 21esimo, il Milan è già sopra di due gol alla rete di Olivier Giroud. Ha fatto seguito il raddoppio di Pulisic. Raddoppio appunto propiziato da Giroud, quindi rete e assist per il centravanti francese che davvero è in grandissima forma nonostante l'inizio della stagione, e Pulisic ci ha messo del suo perché ha fatto partire un tracciante terra-aria da 25 metri su cui Skorupski ha potuto soltanto farsi fotografare in tuffo plastico perché davvero era quasi impossibile raggiungere un pallone angolatissimo a mezza altezza. Insomma, dicevamo, piedi buoni nel Milan, è bastata una fiammata, una doppia fiammata con Pulisic che aveva fatto l'assist per Giroud, e quindi c'è stato il ricambio del favore. Davvero piedi buonissimi lì davanti per il Milan, nuovi acquisti che sapevamo insomma essere azzeccati. Ecco, chi si è avuto curiosità a proposito del Milan credo le abbia immediatamente soddisfatte dopo questi primi 21 minuti allo stadio dall'area di Bologna con le reti di Giroud e di Pulisic. C'è sicuramente conquistare il pallone proprio con il numero 77, il nuovo entrato che ha provato a controllarlo, il pallone che però è finito fuori, ma Noidon che non è riuscito a mantenerlo all'interno del terreno di gioco, la rimessa laterale con Lukumi che è in possesso del pallone. Siamo al 43esimo minuto, sta per iniziare il 44esimo, non ci sono molti giri di lancetta a disposizione della Bologna per andare a tentare di recuperare questa partita, anche perché il Milan nel secondo tempo ha badato ad amministrare, ha concesso tre chance agli avversari ma ha mantenuto inviolata la sua porta dopo aver segnato due reti nel corso del primo tempo. La Kalulu va ad evitare che il pallone finisca sulla corsia di sinistra, Andoie che è stato, Nicola Zanarini, sicuramente il migliore dei suoi insieme a Bekuma. Sì, direi proprio di sì. E un'altra annotazione, quindi dovrà aspettare per fare il suo esordio in rosso-blu il nuovo arrivato, l'ultimo arrivato, Giovanni Fabian, appunto ventenne interista di belle speranze che viene da un campionato notevole alla Regina con 8 gol segnati in Serie B, quindi non ha ancora deciso di farlo debuttare Thiago Motta. E tra l'altro la prossima partita del Bologna non è delle più facili, in casa della Juventus domenica prossima. Infatti con Posciola però in area di rigore, il tentativo di dribbling funambolico dobbiamo dire dell'altro nuovo entrato con la maglia numero 82 della Bologna, che non è effetto, si scatena il contropiede del Milan, eccolo sulla sinistra, la Fareo ricevere il pallone, sta per entrare in rigore, Leao, la palla sul destro, Leao, tentativo di dribbling che riesce sul sinistro, il tiro che parte, palo interno che salva Skorupski. Insomma,
Lo abbiamo visto poco Leao, però quando l'abbiamo visto, quando ne ha voglia, diciamo che si fa vedere tutto il suo talento cristallino, è davvero un giocatore meraviglioso. Ha messo a terra un paio di avversari con delle finte che non ha capito nessuno tranne lui, e poi il diagonale è andato a baciare Pairetto. Una partita che quindi la Milan conduce in porto con una vittoria, la prima di campionato, 2-0 il risultato finale per le reti del primo tempo all'undicesimo di Olivier Giroud, al 21esimo, 10 minuti più tardi ad opera dell'esordiente Pulisic, una Milan che ha sbalordito nel corso dei primi 45 minuti, ha gestito la grande squadra nel corso della ripresa, e infatti proprio mentre il pallone era per aria Nichelino ha detto che per Bologna-Milan può bastare così. Vi abbiamo detto veramente tutto di questa partita, a me non resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Stefano Bugalè, per i più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca Nicola Zadarini, Francesco Repice, nel ribadirvi che il Milan ha battuto il Bologna al Dall'Ara per 2-0 grazie alle reti del primo tempo di Giroud e Pulisic. Il Bologna augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.